Sì, ha toccato diversi punti. Io semplicemente condivido la sua impostazione e aggiungo questo. Allora, innanzitutto parlare di eroismo nella santità è un linguaggio che è diventato molto tradizionale, precisamente come lei è stato capace di scoprire, soprattutto nella canonizzazione. Nei processi di canonizzazione. Uno dei criteri, o forse il criterio, viene definito precisamente così: l'eroismo di vivere le virtù cristiane. È un linguaggio datato, lo comprendiamo, però in queste sere insieme abbiamo anche compreso, mi sembra, io ho insistito tanto su questo, come il compito della Chiesa è un compito che è iniziato proprio alle origini, San Paolo in primis e continua ancora oggi, il compito della Chiesa è quello di dire il Vangelo con le categorie del tempo. Questa categoria di eroismo dipende dal passato, è rimasta in determinati luoghi molto formali. La congregazione adesso di Castero per la canonizzazione, per i santi, così. Ecco, si potrebbe fare un tentativo perché effettivamente di ulteriore traduzione nell'oggi usando altre categorie, perché effettivamente, come lei giustamente ha individuato, è una categoria un po' ambigua. Quindi questo fa parte proprio del compito della Chiesa. Come dire il Vangelo nella cultura ambiente in cui si vive. Appunto, quella dinamica che abbiamo messo in luce proprio nella preghiera di Gesù, come appartenere a Dio, come continuare la missione di Gesù nel proprio mondo. E quando si dice proprio mondo si dice un linguaggio, che non è semplicemente termini, fatto di termini, però anche di questi. L'altro discorso è ancora più serio. Una delle grandi tentazioni della Chiesa, fin dalle origini, è stata quella di fare una Chiesa di santi. Quindi una Chiesa tendente ad essere elitaria. Una delle gra dei grandi scontri proprio dei primi secoli era dovuta alle persecuzioni e quindi all'apostasia. Cioè, il problema era in questi termini. Sei diventato cristiano attraverso il battesimo ricevuto a quei tempi spesso da adulto, bene, sei stato perdonato dai peccati del passato. Sotto le persecuzioni, per paura, hai rinnegato Gesù Cristo, l'apostasia. Puoi essere considerato ancora cristiano o per te è finita, cioè sei fuori dalla Chiesa. C'è stato proprio uno scontro frontale perché tutta una fascia di cristianesimo diceva no, hai fatto un peccato troppo grave, hai rinnegato Gesù Cristo, non c'è perdono. E invece la grande Chiesa ha detto c'è la possibilità di perdono. E da dove ha colto questo? Precisamente dal Vangelo, dall'atteggiamento, dallo stile di vita di Gesù. Per dire ma questa tentazione si è riproposta, i catari, si può far passare la storia della Chiesa e vedere come cicli e ricicli, spesso la Chiesa è tornata a scontrarsi su questo punto. Cosa deve essere la Chiesa per essere ciò che deve, cioè per essere ciò che vuole Gesù Cristo? Alcuni vogliono una Chiesa di santi. Gesù Cristo ci ha insegnato che non è così. Nel momento in cui una persona come ciascuno di noi entra nella Chiesa, bene, in quel momento entra il peccato, entra la fragilità, entra. Dobbiamo esserne consapevoli. E quel perdono di Gesù Cristo in croce deve diventare il criterio di vita all'interno della Chiesa. Passo
Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. E quante volte dovrò perdonare? 70 volte 7, sempre. Questo pone gravi problemi, abbiamo visto ciò che si è scatenato nella Chiesa a causa di Amoris Laetitia, capitolo 8. Però mi sembra che la Chiesa, proprio aiutata dallo Spirito Santo, lo Spirito Santo che ha ispirato quei testi, assiste, testi biblici, assiste la Chiesa nell'interpretazione di quegli stessi testi, bene, grazie allo Spirito Santo mi pare che la via della Chiesa sia quella della misericordia. Con appunto tensioni, con gente che attualmente se la prende contro Papa Francesco, insomma gli integralismi sono all'ordine del giorno, ma mi pare lo stile di Gesù è comunque il criterio, e lo Spirito ha esattamente questo compito di far memoria di Gesù Cristo, far tornare ogni volta la Chiesa lì. E nel gruppo dei dodici c'era Giuda, e nell'ultima cena Gesù Cristo ha lavato i piedi a Giuda. E nell'ultima cena Gesù ha detto quelle parole proprio per tentare fino all'ultimo di tenere Giuda con sé, colui che mette il suo il boccone, lo intinge nel mio piatto, è lui che mi tradirà, e poi tutte quelle parole sulla previsione di quello che sarebbe avvenuto, è il tentativo, almeno io lo leggo così, ma trovatemi un altro modo, è il tentativo di Gesù di dire ai suoi: non traditemi, non rinnegatemi, Pietro, non rinnegare. E Giuda uscì ed era notte. Però fino all'ultimo Gesù ha fatto di tutto per tenere con sé Giuda. Gli ha lavato i piedi, questo è il segno più alto, secondo me, del tentativo di Gesù di tenere con sé anche Giuda.